Emergenza alluvione e caro energia. Sono questi due i temi principalmente trattati e ai quali hanno voluto dare una tempestiva risposta alcuni esponenti nazionali del PD nell'incontro di ieri sera in piazzale Collenuccio a Pesaro. Incontro al quale hanno dato voce alle loro idee il sindaco Matteo Ricci, Marco Bentivogli, candidato alla lista uninominale al Senato per la provincia di Pesaro, Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, Giordano Masini, candidato all'uninominale alla Camera per la provincia di Pesaro, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e Irene Tinagli, vice segretaria del PD. Il Partito Democratico è l'unico che ha dedicato la parte una delle più importanti del proprio programma all'ambiente, all'emergenza climatica. E io sono basita a vedere che ci sono forze politiche come quelle di centrodestra che continuano a negare il cambiamento climatico, l'emergenza climatica e la necessità di fare un investimento fondamentale nel nostro territorio per l'ambiente. Quindi questo credo che debba essere diciamo, un campanello d'allarme, l'ennesimo, a cui dobbiamo reagire in maniera strutturale. Ovviamente ora stanziando tutte le risorse necessarie per far fronte all'emergenza, ma non possiamo continuare ad affrontarlo solo nell'emergenza. Quindi serve davvero cominciare a ragionare in chiave preventiva e ragionare su tutta la filiera, quindi cambiare il nostro modello produttivo per impattare meno sull'ambiente, per ridurre le emissioni e avere una produzione più sostenibile, questo nel lungo periodo. Fenomeni che si verificano con maggiore frequenza, con sempre più violenze, sono le conseguenze, come sappiamo, di una modifica del clima che alterna dei periodi di grande siccità, delle precipitazioni violentissime. E credo anche del fatto che abbiamo lasciato un po' in disparte l'impegno a provvedere a interventi sul riassetto idrogeologico, che in questo caso secondo me a cui dobbiamo dare priorità. Del resto non credo che si possa lavorare solo sul contrasto al cambiamento climatico, sulla riduzione delle emissioni. Dobbiamo mettere in piedi anche delle politiche di adattamento, perché comunque questi fenomeni ci sono destinati a essere più frequenti nei prossimi anni, quindi io penso che questa debba essere una priorità per il prossimo governo. Le bollette si sono quadruplicate per tutte le famiglie, a fine di agosto per le imprese, per le famiglie si è arrivati da circa 1,6 euro metro cubo di gas. Il rischio è che senza interventi, quelli che chiediamo immediati sul tetto del gas europeo, sul canone sociale delle bollette, sul credito dell'imposta delle imprese, rischiamo di avere a ottobre il metro cubo di gas oltre i 3,50 euro. E questo significa un aggravio per le famiglie, un rischio anche per il lavoro, sta crescendo le domande di cassa integrazione e su questo la politica deve occuparsi in maniera concreta e immediata. Prospettive e aspettative in questi ultimi 5 giorni prima del voto? Ma innanzitutto che le persone vadano a votare, il diritto di voto lo abbiamo conquistato con tanti sacrifici, non esiste, non c'è in tutto il mondo il diritto di voto, ci sono tante dittature e bisogna invece difendere la nostra democrazia intanto andando a votare, ma soprattutto andando a votare con consapevolezza, guardando quelli che sono i candidati e sapendo che si eleggono senatori e deputati e saranno quelli che ci rappresenteranno, per cui l'invito a cercare di guardare le storie personali, le coerenze e quanto sia in grado di rappresentare il territorio.